due inizi diversi, un'ambizione in comune, vincere e convincere. La differenza di categoria non si è vista nella prima giornata, ma la sfida di oggi può essere considerata già un crocevia importante per entrambe le compagini in vista di un cammino sereno verso gli obiettivi stagionali. Come canterebbe Giusy Ferreri, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, persino a Monterotondo. Dall'Ottavio Pedrangeli, Monterotondo è Monterotondo contro Borgorosso. 3 punti per continuare a correre. Buon lunedì sera e buona partita da Leonardo Talusi. Le squadre poste in settimana scorsa, la prima nel campionato, è riuscita a battere per 3-2 la Locomotive Casilina, ma non c'è tempo per parlare perché la partita è iniziata in questo momento con il primo possesso in favore del Borgorosso in maglia bianca-azzurra. Risponde invece il Monterotondo in maglia verde con pantaloncini bianchi. Ricorda quindi l'Avellino, se riuscite ad essere appassionati di calcio quanto me, con il possesso di palla in questo momento adattato a alla squadra di casa, che in questo momento però perde il pallone, può portarsi in contropiede la squadra di Cesaretti, che avanza verso zona tiro. Attenzione ancora Di Maria, viene contrastato da un ottimo intervento da parte di Zuinisi, il centrale dal numero 6, tanto talento, tanta fisicità da parte del centrale difensivo romano. Qui intanto è stato fischiato un calcio di punizione in favore dei padroni di casa per un contatto tra Farris, se non ho visto male, e lo stesso Zuinisi, che quindi è pronto alla battuta del calcio di punizione. Pardon, è Marcelli che va alla battuta lunga a cercare veloce di lui Cicerchia, che lascia sfilare il pallone in fallo laterale, comandato dall'assistente dell'arbitro Marsiglia, Cesarano. Ma attenzione alla sfera recuperata però subito dal Monterotondo con il pallone per il destro provato dalla distanza intorno ai 25 metri, se non ho visto male. Ci ha provato Proietti, lui che il destro l'ha affilato più e più volte nella scorsa partita, quella di settimana scorsa, quella vinta per 3-2 contro il Locomotive Casilina. Una doppietta, una splendida doppietta di cui un calcio di punizione strepitoso, magistrale, dritto all'incrocio dei pali. Ma occhio al contropiede del Borgorosso, prova ad addomesticare il pallone Melchiorre, che è zona tiro, può convergere. Occhio perché zona tiro, calcia col destro, Paparella si distende sul primo palo, copre la perfezione, palla in calcio d'angolo, il primo della partita. Buona però l'azione personale da parte di Melchiorre, autore dell'unico gol del Borgorosso nella prima giornata di campionato, nella debacle clamorosa per 4-1 in casa dello Janus in quel di Dragoncello. Adesso è pronto alla battuta uno dei biancazzurri, che va sul secondo palo a cercare il colpo di testa di Cesaretti, che prova ad andare in mezzo, una strana carambola che però termina direttamente sul fondo. Ha provato a girare in porta il pallone proprio Alessandro Altobelli, che però non trova la porta, può usufruire quindi di una comoda rimessa dal fondo l'estremo difensore dei biancoverdi Paparella, che va al cerchio di centrocampo. Buono però lo stop da parte di Albanesi, che cerca l'inserimento di Vito, che però non trova confidenza col pallone, non riesce ad addomesticarlo. Buono però questo giro palla del Monterotondo, non sembra quasi una squadra di Serie B Challenge per quello che fa vedere e mostra in campo, tanta sicurezza con il pallone tra i piedi. Occhio a questa soluzione in verticale, uno strano campanile alzato, la palla è interessante per il tiro sotto misura da parte di Cappai, para Carmosini, ma questa è stata un'occasione clamorosa per il Monterotondo per portarsi in vantaggio quando siamo arrivati circa al quinto minuto di gioco. Occasione interessante per il Monterotondo, che poteva davvero creare più di un pericolo alla formazione ospite. Qui intanto occhio al doppio contatto, un flipper che viene premiato con un calcio di punizione, un fischio da parte dell'arbitro Marsiglia ai danni del numero 7 Vito, che quindi si porta a casa uno splendido calcio di punizione. Occhio perché questa è la mattonella di Proietti, che infatti ha già sistemato il pallone. Siamo lontani, siamo intorno ai 30 metri, forse anche qualcosina di più, dalla porta di Carmosini, autore di un splendido intervento pochi istanti fa sull'azione in verticale
del Monte Rotondo va con il destro, una parabola a cercare il centro dell'area di rigore, dove però arriva l'intervento. Che hanno rischiato di passare sotto circa un minuto fa e in questo momento hanno l'opportunità di rifarsi, perché questa è una soluzione molto più interessante rispetto alla posizione di Proietti di un minuto fa circa, alla battuta. È pronto ad andare Melchiorre, la deviazione fortunosa di Paparella che riesce ad intervenire in qualche modo, ma adesso la sfera è ancora in possesso dei biancazzurri, la palla al centro dell'area di rigore, il colpo di testa provato da Cesaretti che però non trova la porta, anzi scusate, era proprio Cicerchia a colpire, è stato Cicerchia a colpire di testa, non ha trovato però il modo di impensierire più di tanto Paparella che si distende e blocca e poi va al rinvio comodamente lontanissimo a cercare un compagno in maglia bianco-verde. Fa buona guardia però il centrocampo biancazzurro, può comodamente far circolare la sfera con Melchiorre, con Marchetti che gira da Farris, il 94 che di solito fa la punta di peso, questa volta arretra tantissimo, sembra quasi fare l'esterno in un 4-4-2, eccolo Farris che tiene il pallone in mezzo al traffico, riesce ad andare via, bravissimo il 94 che tocca all'indietro da Marchetti, giro palla insistito del Borgo Rosso che dialoga in questo momento con i due centrali, passaggi un po' troppo potenti quelli tra i due centrali, questa volta però Altobelli riesce ad andare via e poi cerca in verticale, buono il colpo di testa però da parte del numero 5 che era Marcelli del Monte Rotondo, intanto è stato fischiato un calcio di punizione, credo per fallo di Dascoli ai danni di Cesaretti, quindi calcio di punizione per il Borgo Rosso. No, è una semplice palla a due scodellata, perché il Monte Rotondo può riprendere comodamente il suo possesso con il centrale Zuinisi che prova ad andare al centro, buona la sponda per Albanesi che trova l'inserimento nell'area di rigore del 15 che va al traversone e blocca ancora una volta Carmosini. Molto attento e preparato il numero 16 biancoceleste. Qui adesso c'è Cicerchia che viene continuamente preso a martellate dal numero 2 Maceratesi che difende con le unghie e con i denti quel pallone. È stato fischiato calcio di punizione e prontamente già battuto con il possesso prolungato anche nel traffico da parte di Cesaretti che va al lancio perfetto per l'inserimento di Cicerchia che può controllare, deve andare al traversone, invece sceglie di andare dal 94 che è Farris che è isolato, va al traversone il numero 92 Marchetti, ha provato a cercare l'inserimento di qualcuno che però non c'era, quindi palla che sfira verso il fondo, rimessa quindi da fondo campo per il Monte Rotondo e per Paparella, sicuramente uno con i più alti voti in pagella della scorsa uscita dei biancoverdi nel 3-2 contro la Lokomotiv Casilina che questa sera è impegnata nella seconda giornata a sua volta contro l'Unione Ferroviaria al Centro Sportivo La Borghesiana, da seguire in diretta YouTube sul canale live di Calcio Elite. Adesso però perde palla, un pallone sanguinoso perso dal 4 biancoverde e allora il Borgo Rosso che può distendersi, buono il pallone per Fari, sei isolato, può anche andare in zona tiro, sterza, calcia con i piedi, riesce a parare Paparella che riesce a respingere, quindi un'azione da una parte e dall'altra, qui intanto Proietti va via di fisico a Cesaretti, ancora il 15, allarga dalle parti di Albanesi che potrebbe anche convergere, andare col destro a giro, lo fa partire adesso, buona però la soluzione, pessima diciamo, non ottimale invece la conclusione
a tal punto da impensierire Carmosini, che blocca senza alcun problema e va al rinvio lontano. Qui c'è Cicerchia, che però non riesce a servire Farris, che si è alzato ulteriormente. Due squadre che però si stanno studiando e cercano quantomeno di farsi male con lanci lunghi, principalmente lanci lunghi da una parte, lanci lunghi anche dall'altra. E per poco in entrambe le squadre il gol stava davvero per arrivare. Cicerchia prende palla a metà campo, allarga dalle parti di Farris, che è in posizione ovviamente regolare, occhio alla sua velocità, cerca dentro l'inserimento da parte di Majorana, che però non arriva sul pallone perché prima di lui c'è Paparella, che con i guantoni fa suo la sfera e riparte come sempre dal suo centrale, dal numero 2. Qui un controllo difettoso, riesce però a servire il 9, che è Cappai, deve andare via al traffico, riesce a girare molto bene Dalbanesi, che va di prima per l'inserimento di Vito. Non era male l'intenzione e infatti applaude il numero 7 al compagno dal numero 11. Il pallone però era troppo stretto e quindi senza alcun problema il portiere Carmosini è riuscito a bloccare. Intanto la sfera è già carambolata dall'altra parte del campo con Brunetti. Di nuovo Brunetti che ha l'uomo intorno, che è Farris, che come un treno, come una pentola a pressione va verso il suo avversario. Qui intanto Vito è in netta posizione di fuorigioco, la segnala l'assistente Cesarano, l'aveva visto anche Marsiglia. Calcio di punizione quindi all'altezza della tre quarti campo biancoceleste per i biancocelesti. Chiacchierano tanto in campo, soprattutto il portiere Paparella, che finora si è fatto trovare pronto in più occasioni. Eccolo il lancio, vediamo se lo fa anche adesso. C'è stato però l'intervento di Zuinisi, che riesce in qualche modo a staccare e ad anticipare Cicerchia. Palla in fallo laterale in zona d'attacco per il Borgo Rosso. L'area è abbastanza affollata, c'è anche però il 92, che è Marchetti, che è pronto a ricevere il pallone, ma adesso viene prontamente marcato. Siamo arrivati al minuto 14, quindi primo quarto d'ora di gara se n'è andato. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0, ma tante emozioni ci sono state in questa partita. Rimanete connessi su Monterotondo Borgo Rosso, perché ne vale davvero la pena. Ma intanto i biancocelesti possono usufruire, la squadra di Marchetti che passa, arriva in area, traversone, allontana in qualche modo il centrale Zuinisi e prova ad andare via. Adesso in contropiede il Monterotondo, non c'è lo spazio per andare, c'è lo spazio invece per servire Albanese, anzi è Cappai che però non riesce ad andare via al 18, che gli sporca il pallone. È fallo laterale per gli uomini in bianco-verde con il numero in giallo. Ricorda davvero una maglia dell'Avellino di qualche stagione fa in Serie B, probabilmente la penultima prima del fallimento del 2018-2019. Adesso Proietti cerca il traversone al centro, interviene comodamente di testa Alessandro Altobelli. Adesso il bello questo lancio a cercare l'inserimento sulla sinistra da parte di Cappai, che però non trova il controllo, non trova neanche la sfera. Trova invece una comoda rimessa dal fondo il Borgo Rosso per poter ripartire. Mentre qui l'arbitro chiede un attimino di pazienza, perché c'è uno scarpino da allacciare ed è la cosa più importante, perché qui fa anche abbastanza freddo. Se si inciampa e ci si fa male, il rischio di infortunio è davvero dietro l'angolo. Rinvio che viene effettuato in questo momento a trovare il controllo da parte di Cesaretti in mezzo al campo. Rinvio, un traversone a cercare Farris, che di testa sponda, da Cicerchia, occhio perché può calciare, ma viene prontamente fermato. Allora di nuovo Majorana, che è sul lato corto destro dell'area. Majorana sul sinistro, ce l'ha, gli scappa il pallone a Paperella, che poi non riesce, per sua fortuna, o meglio riesce a evitare il gol dello 0-1
perché c'è stato un liscio clamoroso al centro dell'area di rigore da parte di un giocatore in biancazzurro. Occhio al contropiede però adesso. Proietti lo allarga dalle parti di Vito sulla destra in uno contro uno con Codiani. Va via Vito con una splendida giocata, poi va al traversone, troppo lungo per tutti, la palla che sfila in fallo laterale per Borgorosso. Borgorosso che tra l'altro fa un po' riflettere l'esordio di Borgorosso in questo campionato, perché l'anno scorso è riuscita ad arrivare seconda, meno uno, dalla vincitrice della UEFA Super League, davvero per una sconfitta rocambolesca all'ultima giornata. È riuscita a vincere i playoff, perché chi arriva dalla seconda posizione fino alla quinta riesce ad ottenere il pass per giocarsi i playoff e giocarsi la possibilità di raggiungere la prima nelle finali regionali a Cervia, nel torneo regionale di Cervia, dove sono andati anche tra l'altro abbastanza bene. Hanno incontrato però il Bassano del Grappa contro dei vari Tiribocchi e Budel su tutti, perdendo 2-0 con la doppietta dell'attuale commentatore DAZN Simone Tiribocchi, l'ex Atalanta. Quindi fa un po' riflettere più che altro l'esordio rocambolesco e anche davvero brutto, se così possiamo definirlo, in casa dello Janus per 4-1. Non c'è stata praticamente partita in quel frangente, ma intanto il gioco è ripreso da parecchio, ma non ci sono state sussulti, non ci sono state occasioni. C'è un calcio di punizione adesso al cerchio di centrocampo, già battuto però no, perché l'arbitro voleva comandare il fischio, e quindi è tutto da ripetere. Calcio di punizione quindi all'altezza del cerchio di centrocampo per il Monterotondo, quando siamo giunti al minuto 20 quasi, siamo al 19:40 del primo tempo, il risultato ancora fermo sullo 0-0. Lo può andare a battere comodamente Marcelli, chissà se va lungo, chissà se va corto. Va corto, e come biasimarlo, c'erano tre uomini liberi accanto a lui, lanciare lungo sarebbe stato forse uno spreco. Adesso Maceratesi cerca l'inserimento ottimo da parte di Vito, che riceve il pallone, è spalla alla porta, deve girarsi, serve un compagno in arrivo che è in questo momento Albanesi, che può anche effettuare il traversone, ce l'ha sul destro, arriva il traversone dalle parti di Proietti, che prova il dribbling, un dribbling di troppo, e l'intervento difensivo di Petrolo è decisivo per dare il terzo calcio d'angolo della partita ai padroni di casa del Monterotondo, che stanno spingendo comunque, vogliono il gol dell'1-0. Non si vede davvero la differenza di categoria in questa partita. Battuto il corner al centro dell'area di rigore, intervento di testa ancora una volta di Petrolo a liberare l'area di rigore, perché c'era Cappai che chiedeva il pallone dall'inizio della battuta. Adesso il traversone con il colpo di testa tentato dallo stesso Cappai, poi il rinvio è sfortunoso, quello del portiere Carmosini, che chiede scusa. Per sua fortuna non c'è stato uno sviluppo importante della manovra offensiva del Monterotondo, palla quindi in fallo di fondo. Tanto qualche cambio potrebbe arrivare forse alla fine della prima frazione. Qui c'è un giocatore del Monterotondo però che a terra ha dei crampi, se non ho visto male. Sì. In questo momento il gioco è fermo, quando siamo giunti al minuto 21:40. Il punteggio, lo ripetiamo, è fermo e impiantato sul risultato occhialoni, 0-0. Si rialza in questo momento il giocatore infortunato, che era Trugli, con la maglia numero 8. Biancazzurri che quindi riprendono il possesso. Con Altobelli, dialoga con Marchetti, finta di Marchetti su Vito, che va in pressione da una parte e dall'altra del campo. Farris dialoga con Cicerchia, che però va troppo di fretta. Dei vari direttori di gara, che in questo momento ha comandato un fallo laterale per i padroni di casa in zona difensiva, che può portare quindi al comodo dialogo dei centrali. Adesso Zuinisi,
porta avanti, poi col sinistro, apre per Cappai, che sempre spalla alla porta, chiede l'appoggio dei suoi compagni esterni, che però in questo momento non arriva, ma Ceratesi non può arrivare sulla sfera, rimessa laterale quindi per i bianco-azzurri, se ne incarica Cicerchia, sempre il 19, uno dei migliori finora in questo inizio di gara, pochi errori, intanto c'è una sostituzione per i biancazzurri, esce Cesaretti, l'allenatore, che quindi da giocatore può trasformarsi di nuovo in tecnico e dare avvisi ai suoi, dentro con il numero 22 Lemmo, se non ho visto male, rimessa laterale intanto battuta, poi appena avrò occasione di darvi una carambola qui rischiosissima in area di rigore dei biancazzurri con i biancoverdi che hanno rischiato la frittata con il portiere Paparella e Marcelli, ma adesso la palla ce l'hanno ancora i biancazzurri, liberata in qualche modo dal numero 5 biancoverde, che libera lontano con qualche rischio il controllo del capitano Petrolo, che però riesce comunque a rifugiarsi comodamente dal estremo difensore Carmosini, poi Marchetti. Tanto pressing da parte degli esterni, degli attaccanti del Monterotondo, soprattutto Vito, che questa volta si è spostato, prima era sulla destra, adesso è sulla sinistra, ma adesso la palla in attacco ce l'ha il Borgorosso, e tentativo qui di liberare il più possibile l'area da pericoli provato dal numero 92 Marchetti, che libera in fallo laterale, che ancora deve essere battuto proprio sotto la nostra postazione, quasi all'altezza della tre quarti, sulla sinistra. Va la battuta a Maceratesi, che cerca Cappai, che chiede una spinta, si lamenta, ma l'arbitro lascia proseguire il gioco, che quindi può essere amministrato comodamente dal Borgorosso. Adesso c'è Maiorana. Di Maria. Girata, cambio gioco ottimale dalle parti di Marchetti. Di Maria per Marchetti, si fa vedere Farris, di nuovo l'1-2 per Marchetti, troppo prevedibile, intervento però importante quello del numero 44, che è Melchiorre, che ha cambiato anch'egli lato, proprio come il suo avversario Vito, col pallone in verticale adesso però per Cappai, che può andare al traversone, deviazione che rende più facile la presa comoda di Carmosini. Con il Borgorosso che dietro ha qualche problema, soprattutto in velocità, quando si tratta di andare a rincorrere gli esterni, che tagliano verso l'esterno e che poi convergono verso il centro dell'area di rigore. Marchetti, dietro, da Maiorana, che prova ad aprire, sbaglia completamente la misura del passaggio, interviene alla perfezione con il numero 2 Maceratesi, adesso Proietti va dalle parti di Trugli, poi c'è un fallo a metà campo, un pestone su Cappai di Maria, tanta rabbia in campo finora, una partita abbastanza nervosa, i nervi sono abbastanza tesi, anche perché, come detto, il Borgorosso deve trovare una svolta alla sconfitta della prima giornata, vediamo se trova il modo di segnare il Monterotondo, che è in area di rigore con Proietti, che sterza, sinistro, largo, non di molto, ci ha provato ancora il 15 alla ricerca del suo terzo centro in campionato in due partite, non trova però la porta, ha schiacciato troppo la sua conclusione. Palla quindi in fallo di fondo con Carmosini, che si salva ancora, è rimasto immobile, non c'era bisogno di intervenire, di sporcarsi i guanti. Maiorana dietro da Marchetti,
Cioè ci cerchia che si muove, ma in questo momento è completamente oscurato. Poi l'errore da parte di Maiorana clamoroso, che può far imbastire il contropiede di Cappai, che tocca dalle parti ancora del 9. Cappai col destro largo, ancora una volta conclusione sbilenca del numero 9 biancoverde, pallone sul fondo, ma qui gli errori stanno diventando grossolani in fase di impostazione per i biancazzurri del Borgo Rosso, i biancazzurri di Cesaretti, che in questo momento l'abbiamo sentito più e più volte urlare su concentrazione e soprattutto un po' più di calma agonistica in mezzo al campo. Prima il fallo di Di Maria è stato anche abbastanza duro ai danni di Cappai. Un intervento abbastanza sbilenco da parte del 5 biancoverde, prova quantomeno a approfittare il Borgo Rosso, ma non ci riesce. C'è Proietti che danza sul pallone come un brasiliano, tocca dalle parti di Trugli, che riva ancora una volta dal numero 15, autore di 2 gol in campionato. Cerca la soluzione interessante, filtrante, per l'inserimento da parte di Cappai, che però non viene trovato. Farris gira dietro da Cicerchia, che con un controllo quasi da ballerino riesce ad addomesticare la sfera e poi a girare tutto dall'altra parte, dove c'è Melchiorre che controlla, si fa vedere Farris, che però decide di rimanere appostato al lato dell'area di rigore, lato corto dell'area di rigore. Di Maria, Melchiorre, Farris. Eccolo il 94, va al traversone dove non c'è nessuno, c'è soltanto l'intervento difensivo da parte di Marcelli. Un dialogo nello stretto dei difensori del Monterotondo che mette quasi paura con questa distesa in contropiede di Melchiorri, di Proietti, che viene steso pochi metri al di là del cerchio di centrocampo da Maiorana. Calcio di punizione, non c'è stato il cartellino giallo mostrato dall'arbitro Marseglia al numero 85 biancazzurro. E quindi calcio di punizione per Proietti, lui che il destro ce l'ha educato, non per andare in porta in questo caso, ma quantomeno per trovare l'inserimento di un compagno. Si fa vedere soprattutto Cappai, che è pronto sulla linea del fuorigioco per il taglio sul secondo palo, magari proprio sul primo, per addomesticare il pallone al centro dell'area di rigore e poi concludere a rete. Vediamo che cosa può succedere, le soluzioni sono tante. La soluzione è corta, va dal 4, limite dell'area, sinistro, viene ribattuto, poi rientra dal fuorigioco, probabilmente il 3, è così che poi calcia anche in porta, trova la risposta di Carmosini, ma era netta posizione irregolare, l'avevo vista anch'io, segnalata prontamente dall'assistente Cesarano, calcio di punizione per il Borgo Rosso. Quando siamo giunti al minuto 31, mancano 9 minuti alla fine del primo tempo, più eventuale recupero non credo che verrà concesso perché non ci sono stati particolari interruzioni, quindi il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Le occasioni ci sono, in questo caso aveva provato a calciare D'Ascoli, anche lui ha trovato un gol nella scorsa giornata di campionato del Monterotondo nel 3-2 contro la Lokomotiv Casilina. Dopo Proietti anche D'Ascoli, lui che è un terzino di spinta, capace di mettere pressione a livello difensivo e anche a livello di attacco agli avversari, battendo anche a rete in qualche occasione. In questo caso ce l'ha avuta l'opportunità, ma rientrava dalla posizione irregolare iniziale. Pressing alto da parte dei trequartisti del Borgo Rosso, che questa volta però possono controllare tranquillamente il pallone e gestirlo. Marchetti va dal portiere, che tocca di nuovo da Codanni, poi c'è Petrolo che porta avanti il pallone, cerca di servire l'esterno sulla sinistra, che però non può neanche controllarlo quel pallone perché è indirizzato direttamente al fallo laterale. Già battuto, Proietti gira, torna indietro dalla sua difesa. Adesso Zuinisi, eccolo il 6, va da Vito che si gira.
è completamente isolato. Allora Trulli che prova a cercare Cappai, buono il controllo orientato, ancora Cappai, converge, ce l'ha sul destro, ora non più, deve per forza far rotolare la sfera. Proietti va via con un gioco di gambe, ce l'ha sul sinistro Proietti, che risposta da parte di Carmosini, che salva in calcio d'angolo Monterotondo ad un passo dal vantaggio per l'ennesima volta in questa partita. Grandissima risposta su Proietti, ce l'ha addirittura l'ha fatta addirittura col sinistro, ma è già battuto l'angolo, ancora Proietti dietro Cappai, destro, pallone sul fondo. A calciare invece era stato Pardon d'Ascoli per l'ennesima volta, con il 3 si è girato in un fazzoletto e col destro ha aperto troppo il piede, non trovando quindi la porta per pochissimo, la posizione era anche regolare. Ma come detto, Proietti sa calciare con entrambi i piedi e questo dovrebbero impararlo i difensori di Borgorosso. Pallone quindi in fallo laterale per Monterotondo. Già battuta. Adesso il pallone ce l'hanno ancora i biancoverdi. Maceratesi apre per Proietti, zona tiro, destro potentissimo, respinge così e così Carmosini, ma c'era posizione di fuori gioco segnalata dall'assistente Cesarano. Quello che potete sentire, se lo sentite, sono le indicazioni di mister Cesaretti a Cicerchia. Gli chiede di stringere un po' di più perché è uscito un po' dalle trame di gioco il 19. L'arbitro sta ancora aspettando. Sta aspettando qualcosa per far riprendere il gioco. Lo ha fatto riprendere in questo momento. Fallo laterale intanto per i padroni di casa. Proietti. Trugli. Si gira, cerchio di centrocampo, allarga da Vito, che può anche provare a calciare, non ha trovato il modo, non ha voluto alzare il pallone, ha preferito cercare ancora una volta la soluzione filtrante e bassa, ha coperto alla perfezione la difesa di Cesaretti, adesso prova ad andare verticale il 69 che è Tocci, tocco per Maiorana. Poi Di Maria vuole andare in verticale e per trovare l'inserimento, qui c'è stato uno scontro volante abbastanza pericoloso, rimane a terra con dolore alla bocca dello stomaco se non vedo male, si sta contorcendo dal dolore il 5 bianco-verde con l'arbitro Marseglia che giustamente interrompe il gioco per permettere le cure sanitarie necessarie al fine di riprendere il gioco. Credo che a questo punto il recupero si allungherà un pochino. Siamo arrivati al 37esimo, il punteggio è ancora fermo e stabile sullo 0-0. Non si rialza Marcelli, l'intervento volante, credo di Farris, è stato qui Vito, può controllare, il controllo è difettoso, è così, viene fuori molto bene Marchetti, poi c'è stato un intervento alla metà del campo di Trugli ai danni di Maiorana che rimane per terra, calcio di punizione sicuramente, vediamo se si rialza Maiorana, c'è bisogno anche qui di assistenza sanitaria, si sta rialzando, il colpo era già meno vistoso rispetto a quello sul 5 bianco-verde. ...40 secondi alla fine più sicuramente qualche minuto di recupero ed è ancora 0-0. Tocci,
Prova a convergere, viene messo per terra, calcio di punizione, fallo di Vito che allunga la gamba sul lato corto della, destro dell'area di rigore. È una soluzione importante questa per Borgo Rosso, che può provare a portarsi avanti allo scadere praticamente. Mancano 4 secondi, 3, 2, 1 e siamo adesso al 40esimo. Siamo adesso al 40esimo. E vediamo quanto recupero ci sarà. Probabilmente potrebbe anche darsi che l'arbitro lasci battere questa punizione per poi fischiare due volte e mandare tutti a bere qualcosa. Si può ancora giocare. Vediamo. C'è un fallo, praticamente una situazione di placcaggio di Farris ai danni di Maceratesi, quindi calcio di punizione già battuto dai padroni di casa. Qui l'errore, un rischio grandissimo per i biancazzurri. Adesso Cappai, che non riesce a dare il pallone, e c'è il duplice fischio in questo momento dell'arbitro Marsiglia. Finisce 0-0 il primo tempo tra Monterotondo e Borgo Rosso.
Torniamo in live qui da Monterotondo Scalo. Il risultato è di 0-0 tra Monterotondo e Borgo Rosso. Aggiornamenti anche per quanto riguarda l'altro campo, quello di Lokomotiv Casilina contro Unione Ferroviaria alla Borghesiana. Il risultato è ancora anche lì inchiodato e fermo sullo 0-0. Squadre pronte quindi a ritornare in campo, c'è solo Monterotondo in divisa e ben schierato in campo. Vedo già un volto nuovo in maglia bianco-verde, che vale a dire Taverna, con il numero 20, che credo, poi vi dirò meglio di chi ha preso il posto, perché Paparella c'è. È un 4-3-3 comunque, quello il solito di inizio gara, 4-3-3 con Paparella in porta, Maceratesi, Zuinisi, Marcelli e D'Ascoli. Marcelli è presente, è presente anche D'Ascoli, anzi è entrato con il numero 23 Donati, c'è anche però D'Ascoli in campo in posizione di mediano, il 3, c'è Albanesi, è presente anche Zuinisi che sta parlando con l'altro capitano. Ancora un attimo prima di tornare in campo, dall'altra parte non sembrano esserci volti nuovi invece. Quindi la formazione è rimasta con Carmosini in porta, Marchetti, Altobelli, Petrolo e Codiani in difesa di Maria, con Tocci invece di Cesaretti, Cicerchia, Maiorane e Melchiorre alle spalle di Farris con il numero 94. È tutto pronto, si può tornare a giocare, può tornare a rotolare la sfera. Anche l'altra partita 0-0. No, quell'altra ancora. Ah, c'è anche un'altra gara in gioco sullo 0-0, che è Orione Ognissanti contro DLF Ciampino al campo Certosa, visibile sulla diretta Facebook pagina Campionato d'Elite. Ma rimanete con noi perché non ve ne pentirete, perché il primo tempo ha dato grandi segnali e si può ripartire in questo momento con il fischio dell'arbitro Marseglia. Si riparte dallo 0-0 maturato nei primi 40 minuti di gara, con la pressione altissima questa volta dei biancazzurri, che però non riescono a sfilare la sfera. Messo per terra da Marchetti, calcio di punizione all'altezza del centrocampo, leggermente spostati sulla sinistra. Adesso di nuovo Trugli, è spalle alla porta, deve girarsi ed è nel traffico, viene via però bene la Borgo Rosso con Di Maria che cerca di servire un suo compagno. C'è Proietti però che può aprire dall'altra parte dove sta arrivando Cappai. Buono il controllo del 9, sinistro, fuori, ha provato Cappai. Eccolo il primo squillo del Monterotondo Scalo in questo inizio di secondo tempo, quando è passato 1 minuto e 33 secondi dal fischio del direttore di gara. Il risultato è ancora di 0-0, ma c'è stata l'opportunità per andare in gol per Monterotondo. Maiorana, ottimo questo tentativo per l'inserimento di Tocci, che però non trova il controllo, non trova proprio la sfera, poi la palla carambola sulla spalla di Maiorana e quindi fallo laterale per Monterotondo, con Albanesi che ha tra le sue mani la sfera e la gioca dal 4. Che gira il pallone tutto dall'altra parte, dove sta arrivando il destro potente, bloccato in due tempi da Carmosini, che blocca bene la sfera. Carmosini, migliore in campo nel primo tempo, ha salvato in più riprese i suoi con dei super interventi, soprattutto ai danni di Cappai su tutti o D'Ascoli. Rimessa laterale adesso per gli ospiti in maglia bianca azzurra. C'è anche il 3.
che è Codiani, uno dei primi palloni giocati dal numero 3 biancazzurro della sua partita, non si era davvero mai visto nel corso dei primi 40 minuti, proprio perché sul lato sinistro del campo la palla è girata pochissimo per gli uomini di Cesaretti. Adesso Cappai, controllo forse con un braccio, non secondo l'arbitro, c'è invece il contatto falloso, premiato ovviamente dall'arbitro Marsiglia, su Cappai, quindi calcio di punizione all'altezza della metà campo sulla destra per Monterotondo, che può andare alla battuta con Codiani. Eccolo il 3 che va alla battuta, profonda neanche troppo perché c'è il controllo ottimo da parte di Di Maria, che va a servire Tocci, che arriva verso l'area di rigore, è costretto invece ad allargarsi, rimontato ottimamente dal 5 biancoverde, che però lo ferma e non si fa carambolare addosso il pallone. Ottima la difesa del pallone e del possesso palla di Monterotondo, rimessa dal fondo già battuta. Può andare via Proietti, sempre lui, sempre acceso, sempre con un po' di benzina in più il 15 biancoverde rispetto agli avversari. I duelli li ha vinti praticamente tutti lui, almeno il 78% dei duelli li ha vinti il numero 15 biancoverde nel corso del primo tempo. Questo fa parte di quel 78% che ho appena citato. Rimessa laterale battuta, buca l'intervento Zuinisi, che però riesce in qualche modo a riprendere possesso della sfera, rinvia ma male, dove al limite dell'area, dove sta arrivando col colpo di testa una carambola che poteva essere molto più fortunosa per Codiani, ma adesso c'è una possibilità di contropiede per Monterotondo sui piedi di Cappai. Poi Trugli viene messo per terra da un ennesimo contatto al cerchio di centrocampo. Il numero 15, Proietti, di nuovo Farris, viene sempre incontro, viene sempre dentro al campo per aiutare i suoi. Ammirabile la condizione fisica del 94 biancazzurro. Il traversone del 44 alla ricerca dell'inserimento di Melchiorre, in questo caso, che però non trova l'impatto col pallone, trova soltanto l'emanone di Paparella, che è l'estremo difensore. Qui intanto un buco clamoroso da parte di del 6 Zuinisi, qui pressing asfissiante, riesce ad andare via però molto ma molto 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 bene il numero 2 Maceratesi. Adesso il 23 che apre tutto sulla sinistra, si sta facendo vedere come un treno con un taglio fatto. Ci sono stati accenni di protesta, anche perché l'arbitro ha comandato immediatamente il calcio di punizione ai padroni di casa, che possono quindi smistare comodamente il pallone. Stacco il microfono, non metterlo qua, perché c'è pure che dà fastidio a questo. Poi gli stiamo per te, poi mi metto qua perché là il microfono è sempre qua. Sono ancora in voce? Copertura con il fisico da parte di Zuinisi, che riesce addirittura a guadagnarsi, no, non si guadagna il fallo di fondo, guadagna calcio d'angolo invece Borgorosso. Ci sono stati dei problemi tecnici risolti immediatamente? Sì, sono stati risolti immediatamente, prontamente dal nostro carissimo regista Massimo. Il traversone al centro, bucano tutti, sia attaccanti che difensori. La possibilità per il vantaggio questa volta ce l'ha avuta Borgorosso, che non ha trovato l'impatto col pallone, nessun calciatore in grado di indirizzare il pallone verso la porta. Adesso Donati va alla battuta del fallo laterale, tanto pressing adesso da parte di Borgorosso, che ha intensificato la voglia di provare a vincere la partita, di provare a sradicare il pallone dai piedi di Monterotondo, visto che negli scambi stretti qualcosa non ha funzionato nel primo tempo per gli uomini di Cesaretti.
cambiando probabilmente l'intenzione. Qui intanto c'è la possibilità di andare in contropiede, ma Cappè era rimasto per terra, quindi deve temporeggiare l'11 che è Albanesi, che è in zona tiro, calciato rosso con il pressing che arriva da parte del 18 e di Cappai. Non deve stancarsi troppo il 18, non deve correre troppo a vuoto. Questo tipo di pressing può essere utile, sì, ma fino a un certo punto. Tentativo di verticalizzazione, interviene molto bene D'Ascoli, che viene a fare praticamente il mediano, non è più il terzino, perché a fare il terzino ci è andato Villadei, se non ho visto male, anzi no, Villadei il mediano. Qui occhio però alla pressione da parte del Borgorosso col pallone che finisce tra di noi, tra gli spalti, pallone in fallo laterale, la palla purtroppo non la possiamo dare perché siamo in servizio, non c'è un altro pallone da poter dare. Sì, eccolo qui che circola e torna nelle disponibilità di Borgorosso. L'aveva richiesto il numero 3, che è Codianni, che in questo secondo tempo sta diventando quantomeno il protagonista della fase difensiva. Cosa è stata data? È stata data fallo laterale, sì, a Monterotondo addirittura. Monterotondo che va alla battuta, cicca il pallone Codianni, ma poi c'è stato calcio di punizione, affidato già subito e battuto dagli ospiti. Con il lancio di Majorana che cerca di girare e cambiare campo a cercare Farris, che era venuto incontro, stile Dzeko, però non ha trovato l'impatto col pallone. Qui Cappai prova ad andare via di fisico, non chiede il fallo il numero 9 padrone di casa, ma non lo ottiene. Quindi fallo laterale adesso per Borgorosso. Fase confusa adesso di gara, quando siamo giunti al minuto 12:51, quindi praticamente al minuto 13, il risultato è ancora fermo sullo 0-0. In questo secondo tempo non ci sono state particolari occasioni da rete, a parte qualche soluzione a giro da lontano, soprattutto di Albanesi, che non ha trovato lo specchio della porta. Non è stato particolarmente fortunato l'11 questa sera, lui che è ancora alla ricerca del primo gol in campionato dopo la doppietta di Proietti nella scorsa gara e il gol di D'Ascoli. Fino adesso ce l'ha avuto l'occasione l'11 per segnare, ma adesso l'occasione per andare in attacco ce l'hanno gli ospiti con questa girata di testa che però Marcelli riesce ad appoggiare comodamente al suo estremo difensore Paparella. Il lancio in verticale era stato del numero 30, D'Ambrosi, entrato al posto di Cicerchia, che ha speso tanto nel corso dei primi 40 minuti, il numero 19 della squadra di Cesaretti. Cesaretti che non è rientrato in campo. C'è stato un rischio di scambio orizzontale, rischiando tantissimo. Qui c'è stato un contatto doppio e credo che l'arbitro abbia premiato il fallo su Melchiorre e non quello di Trugli, e non quello su Trugli di Melchiorre. Fallo quindi di Trugli su Melchiorre e quindi calcio di punizione per i biancazzurri. Qui parla con l'arbitro mister Cesaretti, ha qualcosa da ridire al direttore di gara. Qui c'è un altro cambio perché dentro il 20, dentro Bragaglia per Borgorosso, dovrebbe essere uscito Di Maria. Lancio in verticale a cercare Farris, non controlla, non arriva proprio sulla sfera. Ma adesso il pressing degli attaccanti biancazzurri si fa asfissiante, ma il giropalla di Monterotondo è molto più efficace, molto più veloce e soprattutto interessante, perché adesso il pallone ce l'ha, che tocca dalle parti di Albanesi, che riesce a girare verso Cappai, che è costretto a rincorrere la sfera. Viene però protetto con un fallo, secondo arbitro e assistente. Il fallo è di Codianni, che rimane incredulo. È calcio di punizione interessante, da posizione interessante per i padroni di casa, che possono riversarsi ancora una volta all'interno dell'area di rigore avversaria. La possibilità è per il destro di Albanese, che deve andare alla ricerca di
qualche torre all'interno dell'area di rigore. I più alti sono soprattutto Cappai, i due centrali, sono tutti dentro l'area di rigore a saltare, tutti tranne quattro che sono i centrali di difesa e uno centrocampista, ma le torri sono tutte presenti dentro l'area di rigore. Va Albanese al centro dell'area, colpo di testa che termina fuori, era tutto solo il numero 5 Marcelli che non trova la porta. Questa era un'opportunità colossale per Monterotondo di portarsi in vantaggio. Non trova lo specchio della porta, ha ciccato completamente il pallone con la testa. Non era facile, anche perché è saltato prima il 5 biancoverde, era in caduta quando è riuscito ad impattare col pallone. Intanto cambio gioco a cercare l'inserimento di Farris, che arriva in area di rigore si porta a casa un ottimo calcio d'angolo dalla bandierina che divide l'ideale tribuna Monte Mario dalla curva nord, quindi praticamente sotto settore ospiti per chi è tifoso della Roma o della Lazio. Anche qui tutte le torri di Borgorosso sono dentro l'area, il pallone però viene battuto male da Tocci, che però quantomeno ha una seconda chance di ributtare il pallone in mezzo. Altro calcio d'angolo quindi per la formazione di Cesaretti, quando siamo giunti al minuto 17 e 20 secondi, 0-0 il parziale. Batte Tocci, questa volta è uno schema per una possibilità di andare al volo, non c'è però la possibilità, c'è adesso per calciare col sinistro a giro, ha provato, se non ho visto male Maiorana, pallone che però non ha trovato la porta, non ha girato alla perfezione quel pallone. Rinvio quindi per Paparella su Villadei, che però non controlla, non c'è nessuno per fare la sponda con Farris. C'è Zuinisi però che può smistare il pallone da Cappai, che è andato a fare l'esterno praticamente per prendersi quel pallone. Ottimo intervento da parte di un biancazzurro che adesso può andare in contropiede. La possibilità c'è per andare in contropiede, c'è però la possibilità di un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Dalla destra e cartellino giallo mostrato dal direttore di gara al numero 4, che è anzi al numero 5 Marcelli. Anzi no, è Brunetti ad essere stato ammonito. La punizione è interessante qui. Vediamo chi andrà alla battuta, perché è davvero interessante. Siamo all'altezza quasi dei 20 metri. Conclusione sulla barriera. E occhio adesso alla possibilità di contropiede per Monterotondo, che prova ad andarsene con Cappai. Ottima la girata del pallone dalle parti del 18, che è Villadei, che però non riesce, nonostante il fiato, nonostante la garra e la voglia, ad arrivare sul pallone. Quindi fallo laterale battuto comodamente dalle parti del 20, che è Bragaglia, che adesso ha tra i piedi un pallone importante da poter gestire, da poter mandare in avanti, non come in questo caso, perché la palla termina direttamente tra le braccia di Paparella. Farris è molto isolato lì davanti, non riesce quasi mai a ricevere il pallone quando va a fare la punta vera e propria. Quando prova però a venire incontro ai suoi compagni, talvolta anche riducendosi a fare l'esterno, la possibilità ce l'ha, perché con i piedi e con la velocità riesce sempre a farsi vedere. Occhio alla possibilità però, perché qui ce l'ha Dascoli di prendere il pallone, no, perché è troppo lunga la soluzione in apertura di Brunetti, quindi rimessa laterale già battuta, ma male. Poca concentrazione quasi sembra da parte di uomini di Borgorosso. Qui non c'è fallo su Brunetti, quindi c'è la possibilità di contropiede per Borgorosso. La soluzione verso il centro dell'area di rigore, che diventa quasi un tiro. Si stava facendo vedere Melchiorre all'interno dell'area piccola. Credo sia volata una parola abbastanza forte
tra i due compagni, il 44 che era Melchiorre e D'Ambrosi, invece l'autore dell'assist, o meglio del tiro che doveva diventare un assist, la palla è diventata troppo lunga e quindi rimessa dal fondo. Qui Monterotondo ha dovuto davvero tirare un sospiro di sollievo, perché questa era un'occasione importante per il gol del vantaggio, e adesso ogni momento è buono perché siamo arrivati proprio adesso alla metà del secondo tempo, quindi mancano esattamente 20 minuti, anzi 19, più eventuale recupero, e il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Cappai di testa, prova a pizzicare, intervento in copertura da parte della difesa biancazzurra, che adesso può gestire il pallone al centro del campo. Non c'è stato fallo di Trugli, che adesso ha ancora la sfera tra i piedi e gira. Poi Zuinisi prova ad andare in verticale a cercare il controllo di Albanesi, che però non gli riesce, e allora possibilità per andare in avanti per Borgorosso, con il pressing asfissiante e il rischio clamoroso del rinvio, troppo centrale, troppo basso del portiere. Richiamano il fallo, richiamano l'attenzione del direttore di gara, in questo momento i centrocampisti biancoverdi, ma adesso la sfera ce l'ha il 30 degli ospiti, e adesso Majorana che gira ancora una volta dalle parti di Marchetti, che può andare al traversone, lo fa partire, pallone che viene allontanato, ma attenzione, c'è la possibilità per Majorana che calcia col destro, è una rasoiata che si perde sul fondo, occasione ancora una volta per Borgorosso, che si sta facendo vedere un po' di più dal punto di vista delle occasioni rispetto al primo tempo, ma Monterotondo comunque difende come può. È chiaro che più passa il tempo più la stanchezza si fa sentire, ed è giusto che si faccia sentire soprattutto nei centrali di difesa. Uno non ne ha più ed è Zuinisi, che si piega su se stesso, è uno che ha dato tutto fino adesso in questa gara. C'è qualche cambio adesso operato da Cesaretti, vedo fuori il 20, vedo fuori Bragaglia, quindi dentro, ora ve lo dirò meglio. Si avvicina verso la nostra postazione il numero 22, Lemmo. Entra Lemmo, che vuole andare subito a prendersi questo pallone. Si va a prendere il fallo laterale, lo va a battere Codiani con il numero 3, che va lontano, però è un'idea un po' troppo frettolosa. Si fanno prendere troppo dalla fretta i ragazzi di Cesaretti in determinate situazioni, perché è chiaro, adesso bisogna giocare anche col cronometro se non si vuole pareggiare un'altra partita in un inizio, e cimentarsi, quindi confermare un inizio campionato traballante dopo la sconfitta rovinosa in casa dello Janus. Rimessa laterale adesso per Monterotondo, che con Donati va alla battuta. Cappai, buono il controllo in mezzo a due, non gli riesce la magia, sarebbe stato clamoroso, sarebbe stato davvero bellissimo, ma c'è la possibilità per Albanesi, che deve litigare col pallone, poi calciare col destro, palla larga, ha litigato troppo col pallone, poi se l'è ritrovato sul destro, forse troppo tardi, ha dovuto quindi allungarsi, scivolare e non trovare al meglio l'impatto con la sfera, pallone che quindi termina sul fondo. Ha controllato l'uscita del pallone Carmosini. Che occasione anche questa per Monterotondo, su un errore ancora una volta in fraseggio per Borgorosso. Qui Tocci non va, non passa il suo pallone, fraseggio quindi controllato di Monterotondo, che però sbaglia anche questa volta, con Zuinisi che questa volta deve liberare l'area di rigore, lo fa alla perfezione senza cincischiare. Ancora un errore da parte però di Brunetti, che sbaglia ancora, allarga quindi da Majorana, che viene toccato fallosamente, sì, calcio di punizione comandato dall'arbitro Marseglia. Quando siamo arrivati al minuto 25 del secondo tempo e siamo all'altezza dei 40 metri più o meno, 40 metri, forse 35, forse meglio dire 35 metri, per un calcio di punizione interessante. Chissà se per andare in porta o per andare a tentare un inserimento. È Tocci che vuole andare sul pallone, sta contando i passi, credo voglia andare in porta, la barriera è folta, sono quattro uomini nella barriera di Paparella. Presumibilmente Tocci vorrà tentare la soluzione verso la porta.
Tocci in porta! Con qualche brivido se la cava Paparella, che blocca il pallone, era insidiosissima la traiettoria del 69 biancazzurro. Va rinvio lungo, non controlla però il numero 4 Acerbi, che è appena entrato, uno dei neo entrati in questo secondo tempo. Qui ottimo intervento difensivo di Acerbi, che però stende a sua volta Albanesi, che si porta a casa l'ennesimo calcio di punizione della sua partita. Viene picchiato duramente il numero 11 in questa gara del Monte Rotondo. E come biasimarlo, anche perché è sicuramente uno dei più pericolosi. Pallone in verticale, un traversone interessante, insidioso, tagliato, profondo, a cercare l'inserimento di Cappai e di Vito, che però non riescono a far male a Carmosini. Paparella prende il pallone e con calma temporeggia al minuto 27 sullo 0-0. Chiede tanta concentrazione in mezzo al campo Cesaretti, si sente dagli sin qui dalla nostra postazione. Devono difendere questo pallone però i ragazzi proprio di quest'ultimo, che riescono a portarsi a casa una preziosa rimessa dal fondo, nonostante il pressing asfissiante di Vito da una parte, di Cappai dall'altra. Anche Albanesi arriva sempre a disturbare, questa volta non in questo caso, anche perché Borgorosso ha la possibilità di andare in avanti con questo traversone al centro, rinvio con i piedi, un po' rischioso, poteva anche prenderla con le mani il portiere Paparella, non ha voluto far così, vuole accelerare i tempi, quindi Monterotondo la vuole vincere questa partita. Vito litiga con il pallone e con Albanesi, adesso però c'è la possibilità di andare in avanti per i ragazzi di De Dominicis, che però si fanno intercettare l'ennesimo pallone al cerchio di centrocampo ed è la zona meno adatta per poterlo fare. C'è Bragaglia sul pallone, prova a puntare e a sfidare Brunetti senza riuscirci, ma qui adesso c'è la possibilità per Albanesi di volare verso l'area di rigore. Albanesi ne salta uno, non salta il secondo, un recupero importantissimo quello di Majorana, che da trequartista è andato a finire a fare il centrale difensivo. Che intervento miracoloso dell'85 bianco-azzurro, perché Albanese stava andando verso la porta, aveva saltato il primo avversario, serviva a saltare soltanto il secondo e si sarebbe trovato a tru per tu con Carmosini per poterlo battere inesorabilmente e portare in vantaggio i suoi. Non è stato così, adesso la palla ce l'hanno i biancazzurri con Tocci, limite dell'area, può anche calciare, sì lo fa adesso, pallone che però non gira a sufficienza, termina sul fondo, rimessa quindi per i padroni di casa. Siamo arrivati al 29esimo minuto e il risultato a Chialoni non va via. Pronto a rinvio Paparella. Nessuna delle due squadre ha cambiato assetto in tutti e questi quasi 40 minuti di gioco. Pardon, 80 minuti di gioco. Cappai in mezzo al traffico, deve andare via, riesce in qualche modo con il fisico, no, perché è più fresco di lui un avversario che gli si piazza davanti, si fa placcare e ottiene quindi un ottimo calcio di punizione, importante per poter rifiatare, perché quando Monterotondo attacca non ti lascia spazio e non ti lascia fiato. Bragagli sbaglia tutto, sbaglia il tempo di intervento e allora la possibilità di andare in verticale per Cappai, che viene messo per terra, sì, calcio di punizione fischiato dall'arbitro e cartellino, credo abbia un cartellino alla mano, sì, cartellino giallo per... sì, mi sembrava di aver visto con Albanesi in area, un'altra finta, viene messo per terra, è stato dato il cartellino giallo, non credo per simulazione, perché mi sembra follia
dare cartellino giallo per simulazione. Sì, ha dato cartellino giallo per simulazione in questo caso. Giallo per Albanesi per simulazione. Ma calcio di punizione per Borgorosso, che quindi può tirare un triplo sospiro di sollievo in questo caso, perché un'altra punizione dal limite nel giro di un minuto e mezzo poteva forse non essere la miglior medicina per uscire da questa situazione. 33esimo in corso adesso, 0-0. D'Ascoli, cerchio di centrocampo, viene braccato, non c'è la possibilità di andare, deve tornare quindi indietro, riesce a trovare però Cappai che controlla male, il controllo è difettoso, ma attenzione al rimpallo che poteva favorire l'inserimento di Vito, che però non ha avuto modo di tenere il pallone, quindi termina direttamente in fallo laterale per Borgorosso, che può battere e deve anche accelerare i tempi, perché oramai siamo agli sgoccioli anche del secondo tempo. Ma qui non c'è concentrazione, non c'è più concentrazione per Borgorosso, che sta perdendo palloni a dismisura, e calcio di punizione per Monterotondo da una posizione ancora più interessante. Cartellino giallo mostrato al 4, mostrato ad Acerbi. Questa volta non mi sono sbagliato, questa volta era davvero cartellino giallo, questa volta era davvero ammonizione. Questa volta è Albanese che si sistema il pallone sul punto di battuta. Intanto c'è un cambio per Borgorosso. C'è un cambio per Borgorosso. Un po' rischioso operare una sostituzione nel bel mezzo della battuta di una soluzione da fermo. Perché poi squilibrare un po', puoi cambiare un po' gli equilibri che si erano creati e che si stavano creando in questa particolare situazione. Va Albanesi al centro, dove c'è tutto solo Cappai, che però viene sorpreso in posizione di fuorigioco. Aveva comunque calciato in porta il 20, che era Taverna, non avrebbe trovato il gol perché aveva bloccato tutto il portiere. Non c'è calma all'interno del campo in questi ultimi minuti, che sembrano e che si riveleranno cruciali in questa partita. Il pallone in verticale a cercare l'inserimento del 22, che è Lemmo, che però non arriva sul pallone, complice anche una copertura importante, anche se minimal, da parte del 23 Donati, quindi rimessa dal fondo per Monterotondo. E chiaramente adesso si può anche iniziare a giocare col cronometro in maniera molto molto più sensata, soprattutto per Monterotondo, è un punto fondamentale, salirebbe a 4 punti la squadra di De Dominicis. Ma non è ancora finita, perché mancano 5 minuti alla fine. Tocci controlla, può girarsi e calciare, no perché non c'è spazio. Adesso va con una finta, cade per terra e non riesce a trovare il pallone, non c'è fallo. Errore anche abbastanza comico da parte di Tocci, che però complice anche la stanchezza. È tutto il secondo tempo che sta giocando, che è in campo, che si muove, che cerca soluzioni, che si fa vedere, che prova a calciare. Gli si può anche concedere una leggerezza del genere. Però l'opportunità era importante. Non si era creato lo spazio per calciare, ma la possibilità magari di scaricare sull'esterno ci poteva essere, o magari di scaricare prima, oppure di calciare prima, perché magari tiri forte, trovi una deviazione. Intanto ottimo giropalla che funziona dalle parti di D'Ambrosi, che controlla sulla fascia sinistra, torna sulla mediana, al cerchio di centrocampo, dove circola il numero 8, che è Berti, che è appena entrato. Morde le caviglie Brunetti, poi c'è un fallo a gamba tesa, gamba alta, ai danni di Trugli. E calcio di punizione all'altezza della propria tre quarti campo per Monterotondo. Alla battuta si incarica il numero 5 Marcelli, che andrà a lungo
alla ricerca di qualche torre, di qualche compagno. La soluzione però non funziona, forse c'è un controllo con il braccio difettoso, l'ho visto anch'io, non l'arbitro, e quindi si prosegue. Pallone verso il centro dell'area di rigore, il colpo di testa del 22 all'indietro, dove però non trova la sponda di nessuno, trova soltanto il numero 8 che è Trugli, che allarga in verticale, non c'è lo spazio per andare, adesso però sì, perché c'è il 30 che è D'Ambrosi, aspetta, pazienta, va a cercare sul secondo palo l'inserimento di Farris, chiede scusa il 30, troppo lungo. Facile da gestire per il portierone bianco-verde. E rinvio dal fondo. Dunque, quando mancano 2 minuti alla fine della partita, è 0-0. Applausi intanto per la sostituzione di Cappai. Ottima partita da parte del 9 bianco-verde. È entrato una punta importante, di peso, con il numero 10 Moretti, poi Vito può andare via, non è fuori gioco, controlla ancora Vito, riesce ad andare via con un ottimo gioco di gambe, va al traversone al centro dell'area di rigore, blocca tutto il portiere, ma adesso i ritmi sono altissimi, gli schemi sono saltati tutti, questa era un'opportunità importante per Monterotondo per andare in gol, pallone poi tentativo di verticalizzazione completamente sbagliato, completamente lungo e largo per tutti, tentato dal numero 27 Petrolo, che chiaramente è un centrale, non ha i piedi per fare il mediano e per smistare, al massimo può allontanare. Intanto quello che è entrato è il 17, è Santoni al posto di Cappai. Qui intanto attenzione perché c'è la possibilità per andare in area di rigore, tocca malissimo e la posizione era regolare, la palla è alta sopra la traversa, ha provato a calciare D'Ambrosi tutto solo, gliel'aveva sporcata il 23, avversario, vale a dire Donati, l'aveva sporcata, restava regalando un assist a D'Ambrosi che tutto solo ha voluto controllare e non sparare direttamente, controllo e destro con la punta, palla alta sopra la traversa, opportunità gigantesca per Borgorosso per portarsi in vantaggio praticamente a 10 secondi dalla fine, poi rinvio sbagliato lungo ma efficace perché comunque la rimessa laterale è per Monterotondo, siamo arrivati adesso proprio al 40esimo scoccato, credo abbia già il fischietto in bocca l'arbitro Marsiglia. Messa laterale battuta a cercare la corsa di Vito che ha speso tantissimo e ancora tanto da dare, peccato che però la partita stia per finire, occhio però a Tocci che controlla bene ma non benissimo, libera alla perfezione il 20 che è Taverna, pallone in fallo laterale, l'arbitro ancora non fischia, c'è bisogno di muovere il pallone il più possibile, il più velocemente possibile, sia per Borgorosso che per Monterotondo, credo più per Borgorosso che per i padroni di casa, che conquistano un punto importantissimo, stanno per conquistare un punto importantissimo, qui circolazione di palla completamente sbagliata, c'è la possibilità però per andare in contropiede, forse per l'ultima azione d'attacco vera di Monterotondo con Albanesi che cerca un numero con il tacco per liberarsi di Alessandro Altobelli che libera, rimessa laterale quindi battuta adesso per Dascoli nel traffico, deve girarsi, va al traversone il 23, cerca l'inserimento di un attaccante che però non arriva, c'è la possibilità di contropiede però adesso per Acerbi che può girare subito dalla parte opposta dove sta arrivando Berti che tocca dalle parti di D'Ambrosi che sbaglia l'appoggio, era semplicissimo questo appoggio per il compagno, il trequartista che arrivava poteva poi scaricare anche sull'esterno, adesso Dascoli si è ribaltato il fronte ma la palla adesso ce l'ha Borgorosso, non ci si capisce più nulla in questo finale di partita. Zuinisi libera, poi no, adesso sì però c'è la possibilità per andare in contropiede per Monterotondo, neanche per Borgorosso,
e non c'è più tempo, fischia tre volte, l'arbitro Marsiglia finisce 0-0, una buona gara tutto sommato dal punto di vista del gioco, del possesso di palla, forse un po' meno dal punto di vista delle occasioni nel secondo tempo, anche se qualcuna in particolare è arrivata. 0-0 che probabilmente accontenta più Monterotondo che Borgorosso che non riesce a sollevarsi dalla terribile sconfitta per 4-1 maturata in casa dello Janus. Monterotondo invece che conquista un ottimo punto in chiave Serie B, in chiave classifica, salendo quindi a quota 4 punti. Vediamo se sono anche finite le altre gare del in programma, ma il tempo è finito anche per noi in regia e in voce. Io saluto e ringrazio tantissimo il carissimo regista Massimo Montiroli, io ringrazio voi cari amici che ci avete seguito, mi auguro in tantissimi, spero vi siate divertiti, buon lunedì sera, un saluto dall'Ottavio Petrangeli di Monterotondo, da Leonardo Talusi, a presto.